primo premio a Francesca Laurello, due di piatto al centro storico. Congratulazioni, grazie. Francesca D'Aurelio della Scuderia di Sulmona si aggiudica il primo palio al femminile di Malmozzetto, avendo la meglio sulle altre quattro amazzoni che sono scese in campo ieri a Prezza. È riuscito alla perfezione l'esperimento della giostra in rosa, che seppur alla prima edizione ha già richiamato un folto pubblico, ma ha anche aggregato i comuni del comprensorio, quelli che sono legati alla vicenda del condottiero Malmozzetto, ma anche Sulmona, ieri rappresentata dal vice sindaco Nicola Angelucci e dal presidente del consiglio comunale Katia Di Marzio. Un progetto pilota che non ha precedenti in Italia. Un palio che vede protagoniste solo donne in campo, ma dietro c'è tutto il paese che si riappropria delle sue tradizioni e le rimette in auge. Ne prova il corteo storico di 80 figuranti che ha aperto la kermesse dall'ingresso del paese al campo sportivo. Una prima edizione, veramente un grandissimo successo, non me l'aspettavo neanche io. Abbiamo lavorato tantissimo da un anno a questa parte, però i risultati si sono ottenuti. Sarà un appuntamento fisso, siamo stati già contattati da tantissime associazioni nazionali, da Siena. Ben vengono queste iniziative che secondo me dovrebbero essere prese ad esempio, perché ogni paese, ogni città del territorio dovrebbe rievocare qualcosa di storico in modo da... C'è molto allenamento, ci siamo allenati molto sia a cavallo che soprattutto con la lancia in questo periodo. Sì, c'è molto allenamento. Sono contento per tutte, anche per quelle che non hanno partecipato, perché fortunatamente abbiamo dovuto fare una selezione perché ha un numero maggiore rispetto a quelle che dovevano partecipare. Ovviamente come papà sono strafelice per il fatto che abbia vinto mia figlia. Ho soltanto un lavoro di ricerca, quindi c'è stata una ricerca storica qui nel paese. Ci siamo fatti un giro per i borghi e, diciamo così, i rioni. Abbiamo estrapolato un po' le caratteristiche. Il palio è realizzato dall'artista sulmonese Umberto Malvestuto, coadiuvato da Sonia Battaglini, è andato a Francesca D'Aurelio, che ha difeso i colori del centro storico di Prezza, seguita nella classifica da Simonetta Leone, rione di Campodifano, in ex aequo con il rione Racupa affidato a Letizia Laporta. A seguire Benedetta Moscatiello, San Lorenzo e Gaia Santilli, rione Colle. Dopo la chiamata in campo dello speaker Claudio Natale, segnale di via libera della bandiera verde, sventolata di volta in volta dal maestro di gara William Di Folco, le amazzoni si sono messe in sella senza galoppare per centrare gli anelli che man mano scalavano di dimensione. La somma dei punteggi ha premiato Francesca D'Aurelio. Ora un po' di meritato riposo e poi si rimetterà in moto la macchina organizzativa della seconda edizione, perché il palio al femminile sarà un appuntamento fisso.